Io a 16 anni ho vissuto l'incubo di ogni donna, un incubo che mi ha portato ad odiare il mio corpo e tutti gli uomini, per un senso di colpa che non doveva esistere. Questo incubo ha spazzato via tutti i miei sogni, ma non è tutto. Questo incubo mi ha messo davanti ad un bivio: da una parte la vita e dall'altra la morte. Ho scelto di dare la vita e oggi questa vita ha 17 anni, che è mio figlio, un bravissimo ragazzo di cui sono molto fiera e orgogliosa. Non è stato affatto facile, ma con l'aiuto di Dio mi sono rialzata, ho ripreso a credere nell'amore e a 24 anni mi sono sposata ed è nato mio secondo figlio che oggi ha 9 anni. Ma la vita non smette mai di sorprenderci. Oggi sono una mamma single, una donna indipendente e forte, sono autista del 118 e ho anche ripreso gli studi con l'intenzione di portare avanti il mio sogno da bambina, che era di diventare un'infermiera. Nel mio percorso da ragazzina, donna e mamma sono inciampata moltissime volte e mi sono sempre rialzata scegliendo di rimettermi in gioco, perché dalle cose brutte a volte possono nascere cose bellissime. Mi danno la forza ai miei figli, una forza che prima non sapevo neanche di avere, e oggi sono qui per loro, per me, ma soprattutto per chi si è insegnato almeno un po' nelle mie parole. Ognuno porta con sé la propria storia di fragilità, forza e di vincita. In fondo qui siamo tutte donne, ma soprattutto mamme, quindi bellissime. Scusate.